relazione cercherà di illustrare il rinnovamento della psicopedagogia dell'infanzia prodotto e offerto dalla nota, credo, a livello internazionale, dunque anche in Spagna, penso anche a voi, Maria Montessori. Allora, che cosa significa parlare del rinnovamento apportato da Maria Montessori nella psicopedagogia dell'infanzia? Parlare di Maria Montessori, nata nel 1870 e morta nel 1952, significa ricostruire storicamente un capitolo importante del rinnovamento della psicologia dell'infanzia nel suo tempo, non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa, in un arco temporale che va dalla fine dell'Ottocento, del XIX secolo, agli inizi del XX secolo. Per illustrare le radici, le origini di della proposta psicopedagogica di Maria Montessori, è necessario fare riferimento alla riflessione del medico francese Edouard Séguin, 1812-1880, che è universalmente considerato un autore che ha aperto una nuova prospettiva rispetto al recupero e all'educazione dei fanciulli ritardati e deboli mentali. Trovate qui citate le due opere 1842-1846, grazie alle quali questo autore ha offerto un contributo di avanguardia, di apertura di questa nuova prospettiva del recupero e dell'educazione dei fanciulli ritardati e deboli mentali. Edouard Séguin, che è all'origine della proposta pedagogica di Maria Montessori, propone un intervento educativo che mira a attivare o riattivare le capacità sensoriali del soggetto. Questo è il punto chiave centrale della sua proposta psicopedagogica. Cioè l'educazione dei sensi attraverso i sensi, a suo modo di vedere, costituisce la base da cui partire per tentare una forma di recupero e di rieducazione dei soggetti affetti da un ritardo mentale. Secondo Edouard Séguin, questa prospettiva educativa, partire dall'educazione dei sensi per produrre un rinnovamento dei percorsi educativi, si può applicare con beneficio anche agli individui normali. Quindi l'elemento di novità arrecato da questo studioso è appunto la centralità, la necessità di partire dall'educazione sensoriale, perché a suo giudizio l'educazione sensoriale è alla base, dunque può avere un effetto estremamente positivo di potenziamento dei livelli di educazione successivi, educazione cioè intellettiva e educazione morale o educazione del carattere. Quindi c'è una conseguenzialità, si pone l'accento sulla necessità di partire dall'educazione dei sensi, rinnovando l'educazione dei sensi, per poter poi rinnovare anche l'azione educativa nel suo complesso, attraverso i piani successivi e più complessi dell'educazione intellettiva e morale. Alla luce di
questa idea centrale, cioè l'idea dello stretto collegamento tra questi piani educativi, sensi, intelligenza e volontà, Edouard Séguin propose, arrecando il primo rinnovamento significativo nella psicopedagogia dell'infanzia, un numero consistente di esercizi e di materiali appositamente studiati, da lui messi a punto, per promuovere appunto il recupero e la rieducazione dei fanciulli ritardati e deboli mentali. Cioè Edouard Séguin elaborò dunque una teoria da cui ricavò un insieme di esercizi, di attività e di materiali da impiegare nell'attività educativa rivolta ai soggetti ritardati o deboli mentali. Da questo autore, Edouard Séguin, responsabile di questa prima grande forma di rinnovamento pedagogico, derivano e traggono ispirazione e origine una serie di autori che si sono avvalsi di questa proposta innovativa per elaborare le loro prospettive di teoria pedagogica. Maria Montessori, che come, badate bene, come Séguin è laureata in medicina, quindi la sua formazione originale è una formazione scientifica, che inizia la sua attività nel campo dell'educazione, anch'essa occupandosi di fanciulli ritardati e deboli mentali dal 1898, e poi passa ad elaborare una proposta educativa a partire dal 1907 per i bambini normali. De Croly, anch'esso laureato in medicina, che istituisce a Bruxelles un laboratorio di psicologia e poi dà origine all'École d'enseignement spécial pour enfants irréguliers, fino ad arrivare a Claparet, anch'esso laureato in medicina, che a Ginevra si specializza nel campo della psicopedagogia e opera, anch'egli, per il recupero dei fanciulli ritardati e deboli mentali. Ed è l'autore che insieme a Beauvais dà vita all'Institut Jean-Jacques Rousseau, dove più tardi svolgerà le sue ricerche Jean Piaget. Come vedete, siamo in uno snodo a livello di riflessione psicopedagogica che è all'origine di grandi rinnovamenti, di grandi cambiamenti di prospettiva pedagogica e di intervento didattico sia sui fanciulli normali che poi sui fanciulli normali. Ma vediamo Maria Montessori, che è debitrice rispetto a questo primo contributo originale. Maria Montessori, agli inizi del Novecento, dopo essersi laureata in medicina, come vi ho già detto, e dopo aver lavorato sui fanciulli ritardati e deboli mentali, mette a punto uno specifico metodo, o noto come metodo montessoriano, da applicare a tutti i bambini, non solo a quelli ritardati. E per sperimentare le sue teorie, nel 1907 crea a Roma una istituzione educativa che viene denominata la Casa dei Bambini, dove Maria Montessori mette in pratica e verifica le sue idee psicopedagogiche. I risultati delle sue sperimentazioni vengono pubblicati, resi noti alla comunità accademica italiana ma anche internazionale attraverso queste pubblicazioni che qui trovate citate: il metodo della pedagogia scientifica applicato alle case dei bambini 1909,
l'antropologia pedagogica 1910, l'autoeducazione nelle scuole elementari 1916. La pedagogia proposta da Maria Montessori si presenta come una pedagogia che vuole essere autenticamente, per la prima volta, cioè in controtendenza, in opposizione con la pedagogia accademica tradizionale, una pedagogia scientifica. Questo è l'elemento di innovazione con cui si presenta alla comunità accademica italiana e internazionale Maria Montessori, la volontà di fondare una pedagogia finalmente basata su basi scientifiche. In che modo? Fondando questa pedagogia sullo studio delle leggi psicopedagogiche dello sviluppo del fanciullo e tagliando i ponti, quindi rompendo ogni legame con la tradizione pedagogica accademica che nel suo tempo e fonda le sue teorie pedagogiche non tanto sulla sperimentazione, come fa Maria Montessori sul modello di Seguin, ma su presupposti metafisici, quindi su basi ideologiche, filosofiche e su basi di tradizionali, di consuetudine, di modelli educativi ricevuti dalla tradizione. Maria Montessori quindi si propone con questa volontà di rompere con la tradizione pedagogica che si fonda su questi due pilastri, la tradizione, modelli educativi tramandati dal passato e modelli educativi basati non su dati sperimentali scientifici, ma su dati filosofici, ideologici, metafisici. La pedagogia scientifica proposta da Maria Montessori dunque vuole innanzitutto conoscere sperimentalmente la natura del soggetto e ne vuole favorire la naturale spinta ad agire e a crescere in autonomia. Educare dunque per Maria Montessori significa, quali sono le finalità dell'educazione secondo questo modello proposto da Maria Montessori? Promuovere la spinta naturale alla crescita e all'autoeducazione che appartiene alla natura dell'essere umano nei primi stadi dell'età evolutiva, stimolando dunque le risorse, le potenzialità interiori tipiche della natura umana e del soggetto. Per far questo, secondo Maria Montessori, occorre non solo conoscere la natura del soggetto che deve essere educato, ma anche porre questo soggetto nelle condizioni favorevoli a stimolare lo sviluppo naturale, spontaneo, i processi di autoeducazione per consentirne la piena realizzazione. Quindi il compito dell'educazione non è quello di trasmettere nozioni, dare ordini, disciplinare, questi erano i compiti dell'educazione secondo la prospettiva pedagogica tradizionale contro cui Maria Montessori si oppone, quindi non più istruire, trasmettere, riempire di nozioni, di insegnamenti il soggetto in formazione, non più disciplinare attraverso una serie di regole il soggetto in formazione, ma il compito dell'educazione è creare un ambiente, un contesto, uno spazio adatto allo sviluppo naturale del soggetto.
il soggetto che è naturalmente portato, secondo la visione di Maria Montessori, ad entrare in rapporto con l'ambiente e a assimilarne le caratteristiche in modo spontaneo. Ecco perché uno degli elementi che caratterizzano la proposta educativa di Maria Montessori consiste nella importanza del creare un ambiente adatto o a misura di bambino. Questo è il segreto di un'educazione efficace per la formazione della personalità del bambino nella prospettiva di Maria Montessori. Per questa ragione, nella proposta di Maria Montessori, grande attenzione è data all'arredamento degli spazi destinati all'educazione dei fanciulli, alle suppellettili e soprattutto al materiale didattico, come aveva fatto prima di Maria Montessori e Edouard Seguin. Materiale, arredamento e suppellettili che Maria Montessori progetta dal punto di vista teorico, ma poi realizza, fa realizzare personalmente, sperimenta nella sua casa o nelle sue case dei bambini. Ecco, il metodo scientifico di Maria Montessori consiste appunto in questo: elaborare un'ipotesi teorica che poi deve essere verificata sperimentalmente in una struttura appositamente costruita. Nelle case dei bambini di Maria Montessori ci sono mobili, giochi, strumenti didattici progettati appositamente da Maria Montessori e dai suoi collaboratori a misura di bambino. Così come nella casa e nelle case dei bambini di Maria Montessori si svolgono delle esercitazioni didattiche, delle attività ludiche e varie occupazioni, tutte progettate secondo questa prospettiva: favorire in un ambiente adatto l'autoeducazione e lo sviluppo autonomo del soggetto. Perché lo scopo dell'educazione è quello di mettere il soggetto nelle condizioni di integrarsi efficacemente con la realtà che lo circonda, allo scopo di sviluppare un atteggiamento di fiducia di base e di apertura al mondo, che sono le condizioni fondamentali, secondo la prospettiva di Maria Montessori, per far crescere personalità attrezzate a divenire poi adulti realizzati. Un ambiente dunque a forte valenza educativa. Il materiale montessoriano, rielaborato sul modello offerto e sperimentato da Edouard Seguin, sperimentato poi, come vi ho già detto, da Maria Montessori, inizialmente sui fanciulli ritardati e deboli mentali, ma poi pensato e costruito anche e soprattutto a partire dal 1907 per i bambini normali, era definito da Maria Montessori materiale di sviluppo, cioè proprio materiale finalizzato allo sviluppo autonomo e all'autoeducazione dei soggetti. Tale materiale aveva fondamentalmente queste funzioni e perseguiva queste finalità: promuove lo sviluppo e lo ordina, lo canalizza. Sono oggetti costruiti e realizzati proprio per rispondere ai bisogni fondamentali di questa fase evolutiva del soggetto, che sono il bisogno di manipolazione attraverso i sensi e di gioco dei bambini, che sono le attività proprie di questa fase antropologica,
e sono materiali strutturati nel rispetto delle fasi evolutive, dunque nel rispetto dello sviluppo ordinato dei sensi e delle prime forme di intelligenza di queste fasi evolutive. Questo materiale, come vi ho già detto, viene collocato nelle case dei bambini per sviluppare soprattutto inizialmente i sensi, allo scopo di potenziare il campo della percezione dell'ambiente attraverso i sensi. Quindi sono materiali che utilizzano colori, forme, dimensioni, suoni in tutte le modulazioni, sviluppano il senso del tatto e appunto per attivare alla massima potenza tutti i canali sensoriali dei soggetti. Sono solidi da incastrare, figure, blocchi da ordinare, superfici ruvide e lisce, concepite e realizzate con serie graduali. Sono materiali che, partendo dall'educazione sensoriale, come aveva teorizzato Séguin, si propongono poi di porre le basi delle successive fasi evolutive dell'educazione intellettiva e logica del soggetto, cominciando a promuovere l'abitudine all'ordine e alla chiarezza. Quindi con questa educazione sensoriale, nella prospettiva di Maria Montessori, si pongono le basi della successiva educazione intellettiva e logica del soggetto. Ma questa prima forma, modello educativo incentrato sulla casa dei bambini e sul materiale montessoriano, di lì a poco, dopo che fu reso noto al grande pubblico attraverso appunto articoli su rivista, saggi pubblicati da Maria Montessori per presentare i risultati delle sue sperimentazioni pedagogiche e didattiche, ricevette diverse critiche ad opera di diversi esponenti dell'attivismo pedagogico e del cosiddetto movimento delle scuole nuove. Mi riferisco a John Dewey, a Edouard Claparet e poi anche a Jean Piaget. Vediamo quali sono queste critiche che il primo modello fondato sulla casa dei bambini e sul materiale montessoriano ricevette. Allora, John Dewey, ad esempio, nel 1916 pone queste obiezioni alla proposta pedagogica, psicopedagogica di Maria Montessori. Innanzitutto sul tema del materiale, per John Dewey usare solo materiale strutturato, cioè costruito appositamente dagli educatori, rappresenta un limite della proposta educativa di Maria Montessori, perché trascura il bisogno che i bambini hanno di interagire con materiale spontaneo, cioè naturalmente presente nell'ambiente. Quindi l'interazione con materiali artificiali costruiti a tavolino, un'interazione esclusiva, rappresenta per John Dewey un limite, con il rischio che quell'obiettivo perseguito da Maria Montessori di promuovere processi di autoeducazione, cioè di sviluppo spontaneo e naturale del soggetto, veniva a mancare, ad essere deviato, cioè sotto la forma apparente dell'autoeducazione, secondo John Dewey, il materiale e gli arredi montessoriani
nascondevano una forma di educazione eterodiretta. Cioè, quindi la critica di John Dewey è una critica che pone l'accento sulla scarsa innovazione prodotta da Maria Montessori, quindi è una critica molto pesante, che accusa la proposta di Maria Montessori di non essere una proposta di pedagogia attiva e di scuola nuova, ma di essere sotto altre forme, una pedagogia tradizionale, pensata con metodi tradizionali, cioè troppo diretta dall'adulto attraverso l'uso, la produzione e l'uso di questo materiale montessoriano. Vediamo contemporaneamente, accanto a John Dewey, anche Claparède Desgrolis e più tardi Piaget espressero delle forti critiche contro il modello della casa dei bambini e del materiale montessoriano. In sintesi, la critica mossa da questi altri autori della pedagogia attiva e delle scuole nuove è questa: il materiale montessoriano veniva da questi giudicato troppo analitico e quindi non adatto allo sviluppo spontaneo e naturale delle capacità sensoriali e intellettive dei bambini in quelle fasi evolutive, che secondo la prospettiva di Claparède, Grolis e poi di Piaget procede non con una prospettiva analitica ma con una prospettiva globale. Vedete, anche questa è una critica molto pesante, molto dura a Maria Montessori, perché che consiste in questo, nel non aver capito la forma mentis propria, naturale dell'infanzia in questa fase evolutiva. L'accusa è quella di usare un materiale non adatto allo sviluppo naturale dell'infanzia in questa fase. In sintesi, dunque, Claparède Desgrolis, contemporaneamente a Maria Montessori, proponevano un progetto di pedagogia attiva di carattere globale contro la proposta montessoriana, che invece era una proposta analitica, cioè che separava attraverso oggetti distinti, ad esempio per i cinque sensi, i percorsi dell'educazione sensoriale pensata e sperimentata per queste fasi evolutive. Claparède e Desgrolis e poi anche Piaget la accusarono di usare un materiale dunque non adatto allo sviluppo spontaneo dei fanciulli. Sulla scia di queste critiche, Maria Montessori, dopo aver ricevuto queste pesanti critiche che ne mettevano in crisi la natura di innovazione pedagogica, avviò un profondo ripensamento, mise in discussione le sue teorie pedagogiche e i suoi metodi educativi, e tanto che in queste pubblicazioni che vi elenco, 1938 Il segreto dell'infanzia, 1947 To Educate the Human Potential e 1948 To Assorb Mind, la mente assorbente, in queste pubblicazioni presenta una nuova proposta di
concezione antropologica del soggetto in età evolutiva e una nuova proposta didattica, sempre pensata in una prospettiva attiva e in una prospettiva di scuola nuova, che recepiva però le critiche ricevute nella fase precedente. La nuova teoria, quindi stiamo parlando di due fasi dello sviluppo del pensiero di Maria Montessori, ha al centro il paradigma della mente assorbente del bambino. Quindi si passa dalla prima teoria basata sulla casa dei bambini e sul materiale montessoriano alla seconda proposta di modello educativo basata sulla teoria della mente assorbente, concetto con il quale Maria Montessori fa riferimento alla capacità del bambino di assorbire l'ambiente esterno, di incorporare i dati attraverso i degli sensi dell'ambiente esterno e di trovare in questa interazione di assorbimento non più analitico come lei pensava nella prima fase, ma globale, la via congeniale alla realizzazione come persona e all'adattamento graduale alla realtà. Il bambino dunque è concepito come un soggetto attivo che interagisce naturalmente, spontaneamente con l'ambiente, assorbendone nelle prime fasi in modo inconscio i dati che derivano appunto dall'ambiente e dalla realtà circostante attraverso i canali dei sensi, secondo una prospettiva globale. Attraverso questa modalità di interazione che è rappresentata dall'immagine, dalla metafora della mente assorbente, si formano nelle prime fasi evolutive, 0-3 anni, le strutture essenziali della personalità del bambino, che poi nella fase successiva, 3-6 anni, attraverso l'educazione prescolastica, si sviluppa ulteriormente passando dalla mente assorbente della prima fase, 0-3, alla mente cosciente, 3-6 anni, la quale implica la necessità per il bambino di organizzare coscientemente, logicamente, i contenuti assorbiti in modo globale nella fase precedente. Vedete come è invertito lo schema? Quindi si passa da un'educazione per la prima fase evolutiva 0-3 anni di tipo globale, secondo le indicazioni ricevute da John Dewey, De Broglie e Piaget, a una fase di educazione analitica che ordina i dati recepiti globalmente nella fase precedente. Quindi, sulla scia di queste suggestioni e critiche, Maria Montessori afferma appunto che il bambino nella fase 0-3 anni incorpora i dati del mondo esterno in un processo indistinto e globale, in una visione d'insieme. Potremmo dire, scrive Maria Montessori, che il campo di presa è molto ampio, quasi universale, ed è questa la via della natura. Non si assorbe suono per suono, rumore per rumore, oggetto per oggetto. I bambini incominciano con l'assorbire ogni cosa come una totalità. Le distinzioni fra oggetto e oggetto, suono e rumore, tra suono e suono, vengono fatte successivamente, si cominciano ad impostare nella fase 3-6 anni, come evoluzione di questo primo assorbimento della mente assorbente di tipo globale non analitico. In questa nuova teoria che si fonda sulla immagine e il paradigma della mente assorbente, Maria Montessori usa le categorie e le immagini del bambino esploratore e della comunità
conquista dell'ambiente da parte del bambino che eliminano ogni traccia di quell'approccio positivistico, meccanicistico e analitico che aveva ricevuto le critiche di Dewey, De Crolli e Piaget. Maria Montessori dunque entra pienamente nella prospettiva condivisa in questa stagione di grande rinnovamento della psicopedagogia dell'infanzia in Italia e in Europa, proponendo una pedagogia autenticamente attiva che concepisce la mente del bambino come una risorsa che desidera di essere messa nelle condizioni per autoeducarsi, per autosvilupparsi, per portare a piena realizzazione e maturazione tutte le potenzialità creatrici del bambino. Bene, grazie per l'attenzione.